Eminenza, la Chiesa, il Papa ci sta chiedendo che deve essere in uscita. In che senso e qual è il significato per l'Asia essere una chiesa in uscita? E che tipo di conversione pastorale la Chiesa asiatica e filippina devono compiere per essere in uscita? Per la Chiesa in Asia, in particolare la Chiesa nelle Filippine, di essere una Chiesa in uscita significa una Chiesa in uno stato permanente della missione, no? Una Chiesa che non guarda solo se stessa, ma sempre gli occhi guardano Gesù e il mondo che il Signore ha acquistato come il suo luogo nella incarnazione e il luogo della missione. Però per l'Asia, come una chiesa di minoranza, no, un piccolo gregge, la missione si è fatta nel modo del dialogo, no? È una maniera di uscire da se stesso molto umile, silenziosa, no? Come levita nel pane, no? Nascosta. Però, no? È un dialogo della vita. In qualche posto, nell'Asia, per esempio nelle Filippine, a Timor-Leste, i due paesi dove i cristiani sono nella maggioranza, è facile per noi proclamare direttamente il Vangelo, però in altri posti non è facile e anche molto pericoloso. Però, no, la Chiesa è un'uscita con il dialogo semplice della vita, amicizia, eccetera, no? Per una testimonianza del Vangelo. Lei ha parlato del dialogo, il dialogo con i poveri. In che modo la Chiesa asiatica e la Chiesa filippina mantiene questo continuo dialogo di evangelizzazione? Sì. In 1974 la prima assemblea plenaria della Federazione dei Vescovi Asiatici, no, in Taiwan, no, i vescovi hanno chiarito questo tipo di missionarietà tramite il dialogo con i poveri, con le culture e con le religioni, però con i poveri. In quel tempo, no, il dialogo significava aiuto concreto per lo sviluppo umano e sociale dei poveri, una vicinanza che non è statica, no? Però una solidarietà che fa qualcosa, no? Motivata solo dall'amore di Gesù Cristo, la caritas, no? Però in questi anni, no, recenti, questo dialogo si assume una nuova forma di ascolto. La Chiesa, di fronte ai poveri, non è solo una Chiesa che aiuta, però una Chiesa che impara dai poveri. I poveri hanno il segreto della vera fede, della vera gioia, di una generosità che è misteriosa, perché i poveri hanno i diritti di accumulare per se stessi, però ci sono la generosità e anche la gioia, no? In questo deserto di povertà, no? Questo dialogo è anche un momento per la Chiesa di imparare dai poveri. Per quanto riguarda i missionari che per tanto tempo hanno lavorato e donato la loro vita qui nelle Filippine, in Asia, secondo lei ancora oggi ha un ruolo il missionario presente in questo mondo ormai globalizzato? Ah sì, la Chiesa è missione, no? Anche nell'ambito locale, no? Ah, la missione è sempre l'identità della Chiesa, no? E
e la missionarietà della Chiesa nel livello internazionale, universale, questo scambio dei doni, scambio delle carismi, no? E questo scambio anche dei personali, no? Delle preti religiosi, eccetera, per me, no? Si arricchisce la Chiesa, no? Perché è facile di essere, è un pericolo, no? Pericolo di essere un po' parrocchiale, no? Un senso della Chiesa che è chiuso. Noi amiamo ci stessi, no? E dimentica che ogni Chiesa locale è Chiesa solo nel rapporto con le altre Chiese. E questo rapporto include questo scambio dei doni. E per me la presenza dei missionari dagli altri paesi non è solo un obbligo, ma è una chiamata, no? Del cuore della Chiesa. Adesso nelle Filippine, no? Vediamo, no? Vediamo i frutti del contributi dei missionari dall'estero. E adesso lo Spirito Santo chiama i filippini di andare, no? agli altri paesi per testimoniare, non solo i preti, non solo i religiosi e religiose, ma i laici, i migranti filippini, no? Alcune chiese, no, in varie parti del mondo sono pieni grazie ai migranti. No, questo è un momento di una sfida missionaria per i laici filippini. I Fidei Donum sono ormai una realtà in tutto il mondo. La Chiesa filippina contribuisce anche a questo nuovo modo di essere parte di una Chiesa universale? Sì, e siamo molto felici, no? E io sono grato a Dio perché continuiamo a ricevere richieste, no? Dall'estero, no? Di accettare Fidei Donum preti, no? Dall'Italia, dalla Germania, eccetera, dalla Polonia, cioè. E anche noi, no? Noi siamo chiamati di condividere, no? Per esempio, l'Arcidiocesi di Manila, noi abbiamo tre o quattro preti Fidei Donum, no? No? In altri posti del mondo, no? Ogni tanto qualcuno mi domanda, no? Ma perché manda questi preti? Noi abbiamo bisogno di più preti, però nella nostra povertà, no? Dobbiamo condividere. No? Il Papa in questo ultimo periodo ci ha fatto molto meditare sulla categoria di misericordia e perdono. In che modo questa categoria di misericordia e perdono può essere in rapporto nelle diverse classi sociali qui in Asia? Noi ringraziamo il Santo Padre, no, Papa Francesco, perché dall'inizio del suo ministero pietrino, no, ha accennato questo aspetto del Vangelo, la misericordia del Signore, il perdono, no? È una parte del Vangelo professa, però è molto difficile vissuta, no? Specialmente in qualche parte dell'Asia, dove si trovano conflitti, no? Guerre, tanti rifugiati, vittime della tratta di esseri umani, no? Gli abusi delle donne, i ragazzi, i bambini, no? A causa, per ragioni anche della povertà, ingiustizia, eccetera, no? Però la tentazione della vendetta, no?
è molto forte, però noi abbiamo imparato dalla storia che non ci sarà pace, non ci sarà una società che sarebbe un contesto per lo sviluppo umano e sociale senza perdono, senza riconciliazione. E questo è un contributo unico dei cristiani. Siamo rifiutati per questo, questa proposta non razionale, perché i criteri del mondo è vendetta, è normale, no? È molto forte e molto presente nell'ambito asiatico, però questa testimonianza, no, è valida.